Buonasera al mio amico Angelo Forgione. Buonasera Angelo. Qui, Angioletto. Hola, ciao cari. Ciao. Buonasera al mio amico Antonello Angelini. Buonasera Antonello, che piacere. Buonasera. Io vorrei che Angelo Forgione partisse con qualcosa di più di un tweet che stamattina ha lasciato sui suoi social. 100 anni di Juventus, Agnelli sognava, Andrea ovviamente, di festeggiarli sul tetto d'Europa, invece ha rovinato il centenario con un nuovo scandalo. Lui e il padre firmano i 30 anni che hanno sporcato totalmente l'immagine della Juventus, per abusi di farmaci, calciopoli, plusvalenze. Angelo, questo è il tuo tweet di stamattina. Ma sì, ma io credo che qualsiasi tifoso della Juventus, con un po' di onestà non possa non riconoscere che effettivamente Andrea Agnelli, se da una parte all'inizio è sembrato un po' la fortuna di questo club nella rinascita, poi alla fine si è rivelato una sciagura. E ha ripercorso un po' le gesta del padre, di Umberto Agnelli. Umberto Agnelli ha voluto cancellare un periodo di vittorie che venivano dalla parte del Milan. Stiamo parlando di un periodo che va dall'86 al 94. Quindi stiamo parlando di un periodo in cui vincevano il Napoli, il Milan, la Sampdoria. È venuto il momento di Umberto Agnelli. Umberto Agnelli ha deciso di operare in una certa maniera, insomma, quindi lì nasce il famoso momento In quale maniera? dell'ingaggio. In quale maniera? Beh, lo ha detto evidentemente le sentenze, insomma, Mi lascio qui al bar dello parliamo. sport, guardate, No, perché no, qua non è bar inutile dello sport, qua sono discutere. sentenze. Quando si parla di Le abuso di sentenze farmaci, dicono non che ci sono state parliamo. partite truccate per questo, ma se vogliamo No, ma parlare io non sto male, parlando di se vogliamo questo. parlare di male di Attenzione, Moggi, io ricorderei che Moggi è andiamo per vicepresidente gradi. Napoli. No, Quindi non la mettiamo, non la mettiamo sulla se voi dite che rissa. Moggi non andava bene, non andava bene anche a Però, Napoli, o sbaglio? O a Napoli non la andava bene, mettiamo sulla o rissa perché io non Antonello, stavo ancora parlando di calciopoli. Antonello, Fammi Antonello, calma, capire. possiamo partire di Angelo, poi dopo abbiamo tutto il tempo, anzi, se posso chiedere, visto che Vabbè, si è ma bloccata l'immagine, se vogliamo parlare di 100 anni a no, Scuola, la stessa novità, fermati, facciamo, dicendo calciopoli, posso completare, poi vai a completare Angelo, magari parliamo dibattiamo dopo. Ma tranquillamente, senza facciamo fissarne le lì. Sì, siamo in otto, Valentina più De Ma Mau, parliamolo tranquillamente, ma ma senza non fare me le ne frega risse. nulla, cioè. Completa Forgione e andiamo ad Angelini, completa Forgione e andiamo ad Angelini, dai. Stavo dicendo, prima di passare a calciopoli, è stato anticipato il tema calciopoli, ma io stavo parlando della famosa questione dell'abuso di farmaci, non dell'EPO, perché addirittura si potrebbe parlare di quello, ma l'EPO è stato stralciato, quindi non si parla di EPO, si parla di abuso di Dillo farmaci. bene però, dillo bene però. Abuso di No, farmaci. no, è frode sportiva per abuso di farmaci leciti. Esatto, Far ma capire, hai leciti, ancora perché detto leciti. questa cosa, per far capire, cioè, Se mi fai la finire, allora Juventus ti aspetto io. Per abuso di farmaci leciti utilizzati in modalità off-label, cioè secondo accusa utilizzati qui, con la finalità Juventus, non. Se posso secondo parlare? accusa, la Juventus No, Forgione veramente ha parlato solo te, andava qui siamo in Antonello, no, otto, ma faccio parlare Antonello, pure però noi così no, casomai. però così no, Vabbè, però scusami, io allora, Enrico, Marco, fermati, io ho invitato no, Angelo io che così deve non avere ci il sto, diritto cioè di se mi fai parlare. una domanda, mi fai No, parlare, dal punto di vista, mi fanno Enrico, parlare, io no, saluto Enrico, non devi essere e maleducato. Enrico, non devi essere vado via. Io maleducato. devo essere Enrico, maleducato? Angelo, devi Ma essere Forgione, deciso. penso 10 minuti Abbiamo che parla e un'ora dice di fatemi tempo. parlare. Abbiamo tutto il Beh, tempo. uno Abbiamo scherzo. tutto il Ma mi ha tempo. dato la Abbiamo tutto parola. il Beh, se tempo. Sì, consenti, mi ha no, dato la abbiamo tutto il parola. tempo. Fammela No. finire, poi Scusami, dibattiamo, Forgione. senza che Noi ti interrompete possiamo... una Scusami, eh. continuazione, no? No, Enrico, aspetta. vai con... Aspetta un Fermati, attimo. fai di finire un Vabbè, ragionamento, comunque dai. ragazzi, veramente, non ho voglia di fare il bar dello sport sulle accuse alla Juventus, cioè, no, sinceramente le balle piene. Quindi, Il voglio monologo sentire. di Voglio... 10 minuti sulla Juve che è zozzona, non ha senso. Allora, Angelo Forgione non ha mai detto che la Juve è zozzona, Antonello, però questo mi No, preme io vorrei dirlo. anche sottolineare che Ma ho più volte detto, e sono del parere di Oliviero Bea, che in qualche maniera aveva un rapporto con me epistolare, mi ha scritto una prefazione di un libro. Se voi adorate il pensiero di Oliviero Bea per quello che è Calciopoli, sappiate che è lo stesso mio. Cioè, io ho sostenuto che Moggi non era l'unico colpevole, l'ho detto anche a Moggi. Forgione ha detto una cosa sacrosanta. Negli ultimi 30 anni la Ancora. storia juventina è stata sporcata da una serie di scandali. La più grande presidenza della storia del mondo, perché gli Agnelli sono stati la più grande presidenza, una storia grandissima, meravigliosa, non si può discutere l'importanza della Juve, è stata sporcata da una marea di scandali e l'ultimo, quello di Andrea Agnelli, per potersi stravincere, ha creato il disastro finanziario ed economico che ha portato a quello che è successo. Non posso dare torto ad Angelo, restando che riconosco la grandezza della dinastia Agnelli e della Juventus. Ma io sono perfettamente d'accordo sulla mentalità vincente della Juventus, sono tutti quanti allenati lì, c'è un lavaggio del cervello, se vogliamo, tra virgolette, non la prendete a male, ma c'è un lavaggio del cervello a vincere. Esatto. Però da qui passare a vincere per forza con mezzi leciti ce ne passa alquanto. Eh no, eh no, eh no, Dai. eh no, eh, Apoggio. eh no, eh, Ah, che ma l'ha detto perché... palle. Ma scusate, ma se stiamo Sei parlando poco di mentalità tematico. vincente, Ma che è successo? Sono Juventino, ti ha trombato la moglie. Che è successo? ma che io non sono mai trasposto.
amico mio, non sono mai sposato, non ho figli, me la vivo tranquilla. Non pare, non te la vivi tanto serena. Non la mettere sul personale, perché ti qualifichi così. Se la metti sul personale, ti qualifichi. Al massimo gli puoi dire che ha corteggiato una bellissima Juventina che è dentro di noi, allora se l'è presa a male. Ma ci mancherebbe altro, sei bella. Purtroppo non tutti, non tutti sono perfetti. Sei un po' prevenuto, mi sembri, con la Juventina. No, ma non è che sono prevenuto. Forse voi state dimenticando quale presupposto. Cioè, Marco mi chiama perché oggi è il centenario della Juventus, ha visto il mio posto, io ho parlato degli ultimi 30 anni, non ho parlato dei 100 anni della Juventus, avrei potuto parlare dei 100 anni della Juventus, avrei potuto parlare di Moratti, avrei potuto parlare di Berlusconi, dei falsi in bilancio del Milan, avrei potuto parlare di tante cose. Stamattina sono i 100 anni della Juventus, ho parlato dei 30 ultimi anni della Juventus, di questo si sta parlando. Quindi se poi vogliamo parlare di altro, trovate terreno fertile con me, ma dovete convenire che lasciamo stare Umberto Agnelli, rimaniamo all'attualità. Andrea Agnelli ha fatto tutto perché evidentemente era malato lui, non io. Il malato qui non sono io, il malato è stato Andrea Agnelli, che voleva vincere per forza, voleva portare la Juventus sul tetto d'Europa, non c'è riuscito, ha fatto crollare, collassare il giocatore funzionante che aveva creato. Tutto qua, molto semplice. Ma ha fatto un concetto semplice, ha detto una grande storia rovinata negli ultimi 30 anni, da una serie di scandali. Ma ancora rovinata. Ragazzi, ma stiamo parlando di una famiglia che ha un potere enorme, cioè, ma voi lo sapete come ha comprato Anastasi la Juventus, che era già dell'Inter? Forse non lo sapete. Era già dell'Inter. Anastasi, prima di andare alla Juventus, aveva firmato per l'Inter. Fa anche un amichevole con l'Inter, si mette la maglietta dell'Inter e gioca un amichevole. Nell'intervallo gli dicono che lui non va all'Inter, ma va alla Juventus. Perché? Perché il presidente dell'Ignis, Barese, la squadra dove giocava Anastasi, aveva il contratto con la Fiat per la fornitura dei compressori per i frigoriferi. E Agnelli ha detto, ti taglio i viveri, ti faccio crollare. E lui l'ha dovuto dare per fuori. Quindi il potere della Juve è questo. Di cosa stiamo parlando? Il mondo gira così, certo, gira così. Angelini, ma io ti faccio una domanda, ma tu sei contento di Andrea Agnelli? Sei contento di quello che ti ha creato Andrea Agnelli in quanto tifoso della Juve? Molto. Molto, sei contento? Ma contento te, guarda.